Questa cosa Daniel lo sa molto bene, anche Luigi lo sa molto bene, perché 4 anni fa noi ci siamo posti questo interrogativo, cioè le guide possono continuare a, come dire, fare la loro presentazione come è giusto fare, sovente intrisa di autocelebrazione, come tutti quanti ben sappiamo, d'altra parte anche un momento di gratificazione nel quale si raccoglie il lavoro di un anno. Si danno i premi, i produttori intervengono, c'è la degustazione, scatti per la storia, trofei per le bacheche, ma stringi, parlare di vino è sempre più difficile. Allora ci siamo detti 4 anni fa, e oggi è una data un po' speciale, fatemelo dire all'inizio, è una ricorrenza particolare, 4 anni fa mancava Gino Veronelli e 4 anni fa noi iniziavamo a pensare a questo tipo di confronto. E la risposta di Daniel, di Luigi, anche di Ernesto è stata di quelle che ti fanno capire che forse l'idea è buona. C'è stata un'adesione immediata, cioè della serie ganza questa cosa, facciamola, proviamo, vediamo quello che succede. Cioè, anziché stare arroccati, ognuno a difendere il proprio lavoro, le proprie scelte, i premi, eccetera, proviamo a stare attorno a un tavolo con i produttori, con chi le guide poi le utilizza, i fruitori, i lettori, i ristoratori, i notecari, eccetera, e vediamo un pochino di ragionare. Insomma, in genere, a parte qualche eccesso zuccheroso del sottoscritto, però in genere qua non si riesce a scansare l'eccesso di banalità tipico delle presentazioni singole delle guide. Ogni tanto, per merito dei relatori e per merito degli intervenuti, si riesce a dire anche qualcosa di sensato, e spero che questo succeda anche stasera.